ricominciano a lavorare gli operai dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto. Il gruppo Riva, proprietario dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa, dopo la decisione della magistratura di sequestrare le materie prime e aver richiesto l'arresto per 7 dirigenti aziendali, aveva deciso di serrare gli stabilimenti. Badge sospeso a tutti i 5.000 lavoratori dell'area a freddo che, anche se l'azienda è tornata sui suoi passi, rimangono comunque in ferie forzate sino a nuova decisione. È una storia italiana quella di Riva. Da piccoli imprenditori che sognano il successo costituiscono nel 1954 la Riva & Company. Tratta scarti ferrosi, ma diventano il gruppo Riva, che produce il 10% dell'acciaio europeo. Da poche decine di dipendenti ai 21.000 di oggi, dalle 3 tonnellate degli albori agli oltre 30 milioni prodotti oggi. Di mezzo ci sono investimenti e grandi affari, come quello che fu l'acquisto dell'Ital Cider nel 1995, ovvero dell'Ilva dallo Stato italiano, che fece triplicare il fatturato e guadagnare i fratelli Emilio e Adriano 9 volte di più in un solo anno, quasi 1.000 miliardi delle vecchie lire. Lo stabilimento di Taranto è grande 15 milioni di metri quadri, quanto 15.000 calpi da calcio, impiega 12.000 dipendenti diretti e le stime parlano di 20.000 persone occupate nell'indotto, genera il 76% dei movimenti portuali della città e costituisce il 20% dell'export regionale. È una realtà del mezzogiorno. L'azienda ha investito nello scorso biennio 4 miliardi e mezzo di euro, di cui uno destinato ad ambiente e sicurezza. Già, ambiente e sicurezza, i due elementi che si devono conciliare con la produzione. L'Italia gioca una partita importante, vitale, per rimanere tra i paesi industriali avanzati.